Fatto una vaccinazione in vita sua fino a quando adesso col Covid sono stata obbligata. Allora, io l'ho detto che avevo questi problemi, però non avevo in mano niente di scritto perché il medico poi era morto dopo tanti anni e quindi io non pensavo succedesse una cosa del genere. Essendo nella scuola o facevo il vaccino, non potevo più stare. Allora, in pratica, Franco, sorella, la chiamiamo sorella per non Sì. dire il suo nome perché stiamo facendo il video che ha consentito. Lei aveva avuto un episodio Reazione di reazione avversa avversa al vaccino antinfluenzale, influenzale anni fa. però non ha potuto stabilirlo. Nonostante questo, l'hanno mandata. Le hanno detto che poteva andare a fare una visita per evitare il vaccino, ma non gli hanno fatto niente, vero, sorella? Sì, perché io ho detto, ma no, no, non succede niente, non succede niente. Io mi sono rifiutata, sono tornata alle scintille, loro dove facevano questi vaccini, e mi hanno detto, dice, guardi, noi non possiamo fare niente, deve ritornare là, che se c'è qualcosa la curano subito, eccetera. Al che io sono andata di nuovo. E questo nuovo medico che sono capitato era titubante nel farmela fare, ha chiesto consiglio a un altro che era comunque il primo che mi aveva visto, mi ha detto no, no, non c'è problema, non c'è problema, Esatto, per non nessun problema. e quindi mi ha fatto, e ho fatto due Pfizer. Dica cos'è successo, sorella, alla prima? Poi ho incominciato a sentire come degli spilli alle gambe. E da lì è aumentato e adesso da novembre ho avuto proprio la fase peggiore in cui mi devono aiutare a mettere le calze e le scarpe, per alzarmi devo aggrapparmi alle coperte Hai dolore al braccio, e sì. poi adesso ho tutte le articolazioni Questa è la bloccate. seconda goccia, guarda che roba, io non ho mai visto una roba del genere, guarda, questa è la seconda goccia. Ditemi voi cosa. Una cura preventiva. Per cercare di attenuare il più possibile il danno da vaccino. E adesso Stiamo riprendendo in sì, sto due, riprendendo il video. a base di NAC, N-acetilcisteina, Sì, eh. esatto. Sì, ma. Rendi conto com'è, come non circoli Franco, sangue. mi rendo conto. Il problema è che gliene hanno fatte due, lei si era rifiutata di fare il vaccino. Non potevo affiancarmi il ragazzo. Lei non voleva farlo, Franco. È Sì, una donna comunque era una cura coraggiosa, di. ma lei ha beccato anche un lotto, eh sì, lotto particolarmente tossico con una predisposizione, perché Franco, se aveva già avuto un effetto avverso all'antinfluenzale, era un soggetto a rischio, estremamente a rischio. Guarda quanti cluster di fibrine che Tutta una serie di grafie di micro cristallizzato, vedi che tutti i puntiforme, non c'è neanche il tubo di malattia, ha proprio preso il sistema nervoso proprio, multipli circolatorio. Adesso lei ci dica cosa dobbiamo fare. Che è un farmaco che fluidifica il sangue. E questo lo possiamo In qualunque prendere? farmacia Ma italiana, noi possiamo ti faccio la prenderlo? ricetta. Ah, ok, perfetto. È un medico, E adesso. poi vi No, no, consiglio grazie. di fare o l'ossigenotomoterapia, quella sistemica. Il suo medico non poteva farle Ma non poteva fare, l'esonero? cosa doveva avere per fare Non lo l'esonero? so. Essere in punto di morte? Ma guardi, non mi faccia dire delle cose che non sta bene, che poi Sì, poi siamo sta, davanti a una quando mi suora. arrabbio poi vado giù.